Sindaco, innanzitutto è una boccata d'ossigeno importantissima questa che arriva oggi per voi, la conferma ufficiale che insomma, il centro di Fino è sempre un po' intasato da fra 2 anni sarà un po' più libero, giusto? Sì, assolutamente. È una notizia che da Attesa. finese, in primo luogo da cittadino, fino al residente del comune di Fino Marnasco, attendevo da tanto tempo e come me ovviamente tutti i finesi che abitano nel centro, che sono veramente tanti, perché è ovviamente la parte più popolosa del paese. Riqualificare Via Adda, quindi completare la tangenziale finese, significa poter successivamente riqualificare il centro paese e realizzare una zona che sia dove i protagonisti siano i pedoni, siano i ciclisti, siano i bambini, siano le famiglie, siano i clienti dei nostri tanti negozi, siano i bambini che vanno a scuola e non gli automezzi. Insomma, questo è la nostra idea che stiamo portando avanti con una serie di opere. Questa era fondamentale e davvero ringraziamo la provincia e Regione Lombardia per averci sostenuto in maniera così importante, così forte. Provincia, abbiamo già sentito Bongiasca, sentiamo anche la regione, quindi il presidente Fermi e il sottosegretario Turba. Dicevo con il presidente, è un'opera importante anche questa. Oh, io sono felicissimo perché il sindaco Fornasera ha anni, insomma, che segue quest'opera già prima di essere sindaco, quindi Se beh, lui che ci abita lo sa, qual è il disagio di chi abita lì. il fatto di essere riusciti insieme al sottosegretario Turba a portare a casa 1.900.000 euro per finalmente trasformare quest'idea, questo progetto in un'opera. È motivo di grande soddisfazione perché io conosco quel pezzo di territorio come lo conoscono tutti i cittadini della provincia di Como. Sarà certamente una grande boccata d'ossigeno per il comune di Fino Marnasco che cambierà la qualità della vita. Ma guarda, è anche una grande boccata d'ossigeno per tutti quelli che devono fare l'attraversamento nord a sud, perché quella è un'opera che ha una valenza ovviamente sovracomunale, che interesserà tutta la Bassa Comasca, perché quando si arrivava a Fino non si sapeva mai quando si entrava e quando si usciva. E quindi è veramente grande soddisfazione. Era l'ultima grande opera importante al netto del secondo lotto tangenziale di Como che mancava sul territorio comasco. Il fatto di essere riusciti a finanziare anche questo attraverso la legge 9 di Regione Lombardia, che ha contribuito a portare sul nostro territorio quasi 350 milioni di euro, è una soddisfazione per il sindaco che ci ha veramente creduto e l'ha sempre sostenuta con grande forza, ma anche per noi che rappresentiamo, insomma, Regione Lombardia sul territorio, perché era l'ultimo tassello che mancava da riuscire a dare soddisfazione. E sentiamo anche Fabrizio, si parte nel marzo del prossimo anno, tempo un anno dovrebbe essere concluso, giusto Fabrizio? Esatto, e sarà Ed è una risposta importante anche. una risposta importante anche alle nostre aziende, perché quindi le aziende del territorio che hanno passato momenti difficili, però che hanno resistito, in cui il nostro territorio è rimasta un po' una cenerentola per tanti anni anche sulle infrastrutture, e quindi questa è anche una risposta veramente alle aziende, perché comunque la tangenziale permetterà più di non stare più in coda, perché dobbiamo ricordarci che abbiamo l'uscita della 9 e quella strada lì viene utilizzata anche in molte aziende, non solo dell'Interland di Fino Bernasco e dei comuni vicini, ma anche del Canturino, che è la seconda città della provincia di Como, e quindi questa è anche una seria risposta dopo la Cantorina Bis, che comunque sta andando avanti, dopo tutte le altre infrastrutture. E ricordo che secondo lotto della tangenziale, come ha detto il presidente Fermo, adesso si chiama variante della 342, e che quindi abbiamo già chiesto. Su questo poi all'inizio dell'anno ci lavoreremo ancora meglio. Abbiamo già chiesto che venga finanziata da ANAS, perché di fatto è una variante della strada statale, e quindi concluderemo un po' quello che è la viabilità del nostro territorio, dando una spinta e dando risposte sia ai cittadini, sia alla qualità della vita e sia alle nostre aziende.